Ci siamo riusciti? Vediamo se si collega. Ale! Riccardo! Come stai, carissima Paola? Bene, finalmente siamo riusciti. Mamma mia, evviva l'Italia, evviva Dobbiamo l'Italia, fare no? un corso di aggiornamento per i social media. Ragazzi, è stato terribile collegarci, incredibile. Dobbiamo fare un Sì, corso, due corsi, guarda, tutte queste cose nuove che figurate. Guarda che nonostante che stiamo facendo lezione per il web dall'inizio proprio della pandemia, noi siamo stati i primi o fra i primi. Ricorda con Gene Alvarez le lezioni americane, e poi noi facevamo le lezioni nostre. Gene è stato il primo. C'è qualcuno che mi dice di no? Io dico soltanto vai su YouTube, vai su Facebook, vedi le app, vedi se c'è qualcuno. Gene è una di quelli tedeschi. Come si chiamano Sì, quelli tedeschi? mi ricordo. Turner, non sai che cosa. Vabbè, poi il mondo intero. Vabbè, Paola, come stai? Riccardo, ti vedo Come un po' sfocato. Forse stai? Sì? dovresti aggiustare un po' la videocamera. Vedi un attimino se riesci a stabilizzare un po' il tuo video. Vediamo. Ti Adesso? vedo un po' sfocato, anche già nella prima chiamata che avevamo fatto. Adesso non riesci. Magari E poca ti luce. vedo drappeggiato a mosaico, dai, diciamo a mosaico. Magari Sì. abbiamo poca luce, vediamo un attimino. Può Io essere. vediamo un attimino se riusciamo. Adesso bene. Prima ti vedo Adesso. a mosaico. Va Vabbè. bene, sei perfetto. Allora, di che cosa dobbiamo parlare oggi? Perché so che tu mi hai invitato e non è stato per caso. Sì, certo, niente per caso. Ti ho invitato perché ti volevo ricordare che domani c'è un'intervista con, lo vuoi dire tu, con chi? Sei stata molto gentile a contattarmi, realmente perché questa intervista è la prima, è l'apertura di quello che è la nostra Professional Gymnastics League, la PIL, più al gen, realmente, perché il presidente questo di PIL non è che si piace molto. Professional Gymnastics League che sta entrando in Italia, lentamente come l'elefante, però cross, cross. E sicuramente domani, gentilmente, tu ci hai portato a fare questa intervista con Gin Alvarez. So che sarai tu. Noi abbiamo chiesto, o tu avevi parlato di altre persone, giornaliste, invece noi abbiamo pensato che è meglio tu, perché no? Perché tu sei parte nostra dall'inizio, proprio dall'inizio sei stata parte del progetto PIL. Professional Gymnastics League per l'Italia e per il mondo. Allora, domani faremo conoscere al mondo italiano, in italiano ci sarà la traduzione tranquilla, con pausa, e poi la cosa più importante, gli italiani possono fare tutte le domande che vogliono. Che cosa è questa PYG? Che cosa è questa Professional Gymnastics League? Vediamo domani, Anche in diretta. ora 22 per l'Italia, ora 22 per l'Italia, tutti quanti tranquilli, hanno mangiato, i bambini si vanno a dormire, tutti quanti possono sentire questo fenomeno che già in America è un fenomeno e già sta entrando qua in Italia e sappiamo che sarà qualcosa di bello, di grandioso, sicuro perché l'audizione già è grande, già ci sono tanti italiani che si avvicinano a noi, a Gin Alvarez, presidente della compagnia, creatore, fondatore, io che lo seguo e un gruppo di gente generosa del mondo Gin e altri, e ci sei tu. Allora, domani, Cosa bella ora che posso, 22, scusa, Italia.
con Gin Alvarez. La cosa bella è che domani tutti possono interagire in diretta con Gin. Se hanno bisogno di fare domande, le faranno e noi le risponderemo. In chat farete le domande e noi risponderemo a tutte le vostre curiosità. Ciao! Riccardo, buone cose a tutti, ciao Italia, ciao. E via, ciao. Ciao. Adesso dobbiamo chiudere. Chiudo, ci dobbiamo sono fare riuscita, un, imparato anche a dobbiamo chiudere, fare un corso per chiudere. Sì, ragazzi, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia una mano con questo di Instagram. Sì, dobbiamo... Bambini, abbiamo bisogno di bambini. Nella professional gymnastics, bambini che sanno di tutto. Vai. Magari qualche allievo piccolo ci aiuta. Dai, ciao. Ce la facciamo domani. Chiudere? Ciao. A domani, domani ora 22, ora d'Italia. Gin Alvarez Coach. Ciao.